Bentrovati, eccoci di nuovo con una nuova puntata di Focus On e come potete vedere non siamo in diretta dai nostri consueti studi di Voci in Gioco, ma questa volta siamo ospiti del Museo di Arte Sacra Contemporanea della Diocesi di Potenza e siamo in compagnia oggi con Don Vito Telesca, vicario generale dell'Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, fautore fin dagli anni 70 di una collezione che poco a poco nel tempo si è ampliata fino a diventare oggi una collezione ampia e di rilevante valore. Ed è con noi anche la curatrice Grazia Pastore, critica d'arte e referente per la catalogazione delle opere di questa collezione. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per averci accolto in questa location. Grazie a voi per lo spazio che ci state dedicando. E siamo qui appunto per farci raccontare del progetto di valorizzazione di questa collezione d'arte e che interessa appunto il Museo di Arte Sacra Contemporanea della Diocesi. E dunque, Don Vito, precisiamo un attimo bene ai nostri spettatori, perché io sono sicura, immagino che non proprio tutti i potentini sappiano esattamente di cosa stiamo parlando e dove ci troviamo. Quindi, che posto è questo? Che contenitore d'arte e cultura è questo in cui ci troviamo oggi? In questo palazzo di Raffaella Cerenza, che diciamo per molti anni ha avuto degli anziani e anche altre cose significative per diciamo così la gioventù che non aveva diciamo la possibilità di abitare in una casa e tutte queste cose che sono frutto di un lavoro straordinario che è stato fatto in tanti anni. Poi subito dopo il terremoto abbiamo avuto la possibilità di costruire un'altra struttura dentro Potenza e qui è rimasta così vuoto, tutto vuoto. E allora abbiamo deciso di prendere alcune stanze, alcuni piani per immaginare una mostra di quadri d'arte sacra. E tutto questo è accaduto perché sin dal 1977-78, quando io ero rettore del seminario, per far sì che i ragazzi potessero avere un impegno e anche capire che cos'è l'arte sacra, abbiamo fatto tante mostre nel seminario regionale di Via Marconi. E una volta che io ho lasciato il seminario, ho dovuto trovare altre strutture, e questa struttura è la migliore in assoluto perché è piena di luce, pulita, bella, e abbiamo immaginato diverse stanze e questo grande salone dove abbiamo messi circa 250-270 quadri, diciamo. Sono quadri di grandi artisti dell'Italia, perché io mi sono mosso per fare queste attività verso Milano, dove ho avuto la possibilità di andare a trovare i grandi artisti come Guttuso, come Fiume, come Cantatore e così via. E mi hanno sempre apprezzato per questo lavoro. A Brera, per esempio, quando sono andato a Brera, i professori mi hanno aiutato nel fare questo cammino. E oggi ci troviamo con un numero molto alto di quadri di arte sacra, ma anche a quadri che non sono di arte sacra, ma quelli li abbiamo messo da parte. Qui abbiamo immaginato l'arte sacra. Andiamo per gradi, perché noi vogliamo essere raccontati, insomma, per filo e per segno i dettagli di questa storia, di questo contenitore e anche poi del contenuto che all'interno di questo spazio trova appunto esposizione.
un palazzo antico, una sede storica che poi nel tempo ha cambiato anche la destinazione, come ci accennava, e adesso appunto si presta ad essere un luogo espositivo e sarà interessato da alcuni lavori. C'è un progetto che bolle in pentola, diciamo così. Sono in via di definizione questi lavori di ristrutturazione. Grazie al pastore, di che cosa si tratta? Qual è l'idea? Ma il progetto è un'idea, come appunto tu hai detto. È un progetto che è stato presentato di concerto con la Regione Basilicata e che farà riferimento ad un recupero funzionale di alcuni dei locali di questo palazzo storico, come diceva il vicario, un palazzo che cominciò ad essere costruito alla fine dell'Ottocento, che ha ospitato nel corso del tempo un orfanotrofio, una casa di riposo per anziani. Attualmente ospita l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma anche alcune realtà diocesane come il consultorio, la pastorale familiare, la pastorale giovanile, l'ufficio missionario. Ora, questa idea di progetto, torno a ripetere, è un'idea che è mirata a recuperare questi spazi affinché si possa ospitare al meglio queste opere, frutto della passione del vicario per l'arte, ma anche l'idea sarebbe anche quella di realizzare un centro culturale annesso che deve fungere un po' da organismo propulsore anche delle diverse idee che speriamo insomma avranno modo di nascere all'interno di questo contenitore. Quindi, se ho ben capito, l'idea è quella proprio di rivalorizzare anche gli spazi, il percorso espositivo, di ampliare, e soprattutto vedevo che insomma c'è un'idea anche che più nello specifico riguarda la cappella, che è un po' come un tesoro dentro un tesoro, no? Mi sembra questa la definizione forse più idonea. Che idea, che progetto c'è per la cappella? In tutte le cose, che le stanze che sono qui, diciamo usate, la cappella non è stata usata, quindi c'è stata forse una presenza di umidità, ci sono gli affreschi di Breyer che sono molto belli, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è mettere di nuovo in atto la chiesa, ristrutturarla. Faremo tutto il possibile per farla diventare una chiesa bella come era prima, e quindi usarla sia per la preghiera sia per altre iniziative. Quindi questo è un impegno che tutti quanti noi dobbiamo programmarlo e farlo. Anche perché appunto accedendo a questo spazio, a questo palazzo, l'impatto della cappella è veramente notevole. E grazie a Pastore, dici qualcosa di più a proposito di questo piccolo tesoro? In effetti questa cappella è interna al cortile d'ingresso, quindi è ciò che appare oggettivamente agli occhi di chi entra. Ed è come hai detto tu, un gioiellino anche dal punto di vista artistico, perché sono conservati gli affreschi del pittore veneziano Mario Prayer, che operò a Potenza tra gli anni 30 e gli anni 40 e arricchì con le sue opere gli ambienti ecclesiastici del capoluogo, questo grazie alla lungimiranza dell'allora vescovo Monsignor Augusto Bertazzoni, un uomo di chiesa sensibile, raffinato e amante dell'arte. Ovviamente teniamo un attimo a fare una piccola precisazione, perché stiamo parlando del Museo di Arte Sacra Contemporanea di via Raffaele a Cerenza. Ovviamente cosa diversa è il Museo Diocesano inaugurato nel 2011, che ha sede invece al piano terra del Seminario Diocesano, che è un altro distinto contenitore sempre di arte sacra e si trova alle spalle della Cattedrale di San Gerardo e custodisce altrettante opere di significativa rilevanza. Era giusto un piccolo chiarimento che tenevo a fare per evitare fraintendimenti, proprio perché secondo me questi contenitori sono anche abbastanza sconosciuti a chi abita a Potenza. Sia Don Cesare Covino e Simona si sono attivati con dei progetti per le scuole. Vengono molte scolaresche a visitare, quindi a capire
tutto il tesoro che c'è in questo museo d'arte sacra non contemporanea, Dica. Ed è piccolo, però molto bello proprio. Invece, per quanto riguarda la collezione di Don Vito Telesca, fatta nascere pian piano a partire dagli anni 70, ci vuole raccontare Don Vito la storia di questa collezione? Ovviamente un excursus rapido. Come è nata questa collezione, che è un po' come un suo figlio, possiamo dire? Sì, Lei, come grande certamente. appassionato d'arte, ha messo in piedi questa bella collezione che chiaramente sarà patrimonio della diocesi. Il seminario, quando io sono diventato sia vicerettore sia rettore, ha avuto due istanze significative per la vita dei ragazzi che abitavano il nostro seminario. Il calcio del pallone, quindi ho fatto uscire i ragazzi dal seminario con le squadre degli allievi, la juniores, la terza categoria e così via. E poi educarli all'arte sacra. Quindi sono stati sempre presenti, mi aiutavano ad allestire nei corridoi del seminario, che sono molto grandi, alcune mostre. Però poi, dopo che ho lasciato il seminario, le ultime due mostre le ho fatte nel 2000, in omaggio all'anno giubilare, e poi nel 2003. In seguito noi abbiamo usato i musei, gli spazi del comune. Santa Siero era molto disponibile quando io chiedevo di poter fare delle mostre, e subito abbiamo attivato diverse mostre e i quadri si sono allargati, cioè nel senso che sono rimasti, gli artisti, molti me li hanno regalati. Per esempio, se noi pensiamo a questo quadro di Remo Brindisi, Remo Brindisi era un grandissimo artista, ha fatto una grande mostra nel seminario sulla resistenza della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, questo quadro io pensavo che fosse un quadro che valeva qualche cosa, ma invece vale molto per quello che lui ha voluto darmi per aver fatto questa grande mostra nel seminario. E diciamo che gli artisti sono stati generosi. Qualcuno, io ho avuto anche la capacità di comprarli questi quadri, però la maggior parte mi sono stati regalati dagli artisti, quindi Appassionato d'arte, collezionista, ma sì. grazie a Pastore, ci fai capire un attimo il valore di questa mostra, di Il questa valore di collezione, questo di questo patrimonio? sicuramente è un valore importante. Quello che posso dire è, appunto, come aveva già accennato il vicario, le opere sono ancora in fase di catalogazione, quindi altre attendono di essere aggiunte a ciò che vedremo all'interno di questo spazio. Soprattutto abbiamo, oltre il corpus di opere dedicate al tema religioso, ce ne sono circa 150 dedicate a tema non religioso, oltre che una sezione di arte incisoria, di grafiche, e poi proprio in questa sala anche una collezione di codici di riproduzioni pregiate in edizione limitata di codici miniati di epoca medievale. Allora, gli autori di questa collezione sono autori storicizzati, autori contemporanei. Sono autori internazionali, nazionale una sezione anche di Lucani. Poi il percorso si snoda, il percorso espositivo, tra il primo e il secondo piano, con dei cammini tematici o anche con delle sale dedicate a singoli autori. E allora a questo punto io direi di andare a vedere questo percorso espositivo e ci fermiamo un attimo. Qui ci troviamo nel corridoio del primo piano
è questo corridoio ospita le opere dedicate al tema della nascita di Gesù, ai temi dell'infanzia di Gesù che sono testimoniati nei Vangeli di Matteo e di Luca. Ma c'è anche qui un nucleo di opere che ha fatto parte nel 2011 di una collettiva organizzata da Don Vito Telesca nella cattedrale di Potenza dal titolo Tu scendi dalle stelle, dedicata alla Natività. Comincerei il percorso con quest'opera di Arcangelo Moles. Moles è scomparso purtroppo prematuramente, ma è un grafico editoriale, un artista importante, peraltro è stato un prezioso collaboratore del vicario per quanto riguarda la progettazione e l'ideazione dei cataloghi numerosi di arte sacra che il vicario ha realizzato, sulle mostre che il vicario ha realizzato. Arcangelo Moles qui ci presenta Annunciazione, quindi come si può vedere in questo particolare taglio compositivo, diviso in due registri narrativi, l'autore propone una macro sullo sguardo delle sue due figlie, una raffigura Maria e l'altra l'Arcangelo Gabriele. Allora, qui sempre opere dedicate al tema della Natività. Questo artista si chiama Meloneschi da Villa Cidro, è un artista sardo che però vive in Lombardia, nell'Odigiano, e le sue opere sono inconfondibili. Il suo stile, la sua cifra stilistica è immediata per chi conosce l'artista ed è soprattutto caratterizzata da questa ricchezza di colore, di leggerezza, e anche con l'applicazione di stoffe, di polporine su tela. Qui Meloneschi raffigura il tema della visita dei magi. Qui abbiamo Robert Carroll, un artista americano che è nato nell'Ohio e che è scomparso qualche anno fa. È un artista che ha eletto l'Italia sua seconda patria. È un artista famoso per aver legato negli anni 60 amicizie con esponenti del gruppo della Beat Generation, tra cui Jack Kerouac, ma anche insomma altri esponenti della cultura italiana come Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo. Qui ci presenta quest'olio su tela di straordinaria freschezza espressiva, dove l'artista decide di ambientare la fuga della Sacra Famiglia in uno scenario silvestre. Questo invece è il dipinto di Remo Brindisi, un olio su tela del 1971. Remo Brindisi peraltro è stato presidente della Triennale di Milano, ha ottenuto un premio per meriti culturali dalla pubblica istruzione della Repubblica, ha partecipato anche a diverse edizioni delle quadriennali di Roma e delle biennali di Venezia, quindi questo è uno dei quadri importanti della collezione. Qui siamo sempre al primo piano dello stabile, in questa sala tematica dedicata ai dipinti e alle sculture sul tema della passione e della crocifissione. In questo caso abbiamo questo artista, Edilberto Merida, uno dei maggiori esponenti dell'arte peruviana del XX secolo, nato a Cusco, e che diciamo viene considerato come l'ideatore di una nuova variante dell'espressionismo, quello che la critica ha definito espressionismo indio. In questo caso ci presenta in terracotta colorata in legno questa crocifissione con dove Maria e San Giovanni Battista sono ai piedi della croce, ed una seconda scultura, anche questa una crocifissione, dove in questo caso però il tema è quello della pietà popolare e soprattutto c'è questo angelo in alto che raccoglie pietoso il sangue che sgorga dalle piaghe di Gesù. Qui ci troviamo nel secondo piano di questo stabile e qui cominciano un po' i cosiddetti percorsi tematici, ma
più che altro le sale dedicate ai singoli autori, come questa sala che è dedicata al maestro Aligi Sassu, e qui abbiamo 14 litografie di Sassu del 1968 dedicate ad altrettante stazioni del Crocifisso. Wow. Qui siamo in un'altra sala tematica, sempre al secondo piano. Questa sala raccoglie le sculture che hanno preso parte alla collettiva di sculture dal titolo Crucis Splendor, che si tenne nel 2014 nella Galleria Civica di Potenza. E io vi mostro questo crocifisso imponente, maestoso, un bronzo multiplo di Pericle Fazzini, artista esponente della scultura internazionale. Molti di voi sapranno che è uno di quegli artisti che ha realizzato il monumento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, ma anche quella bellissima scultura dal titolo Risurrezione, che copre tutta la parete centrale della Sala Nervi del Vaticano. Quindi abbiamo visto una collezione veramente ampissima, siamo veramente sui 400 pezzi, ma solamente per rimanere tra quelle solo catalogate già al momento, perché altrimenti andiamo anche oltre, tra opere sacre e anche non sacre, quindi una collezione veramente importante. Ma ovviamente la domanda mi viene spontanea: Don Vito, tante opere, ma qual è quella tua preferita, quella che veramente ti porti nel cuore? Beh, quella di Guarino, Brindisi. Perché? Perché? Cioè, che valore hanno per te? Guarino è stato un artista che io non lo stimavo inizialmente, perché lui produceva altre cose, e quindi... Però quando l'ho conosciuto bene, perché noi siamo stati anche alunni insieme nella prima media, seconda media, alla Luigi La Vista, ho capito che era un grande artista. Lui voleva darmi sempre cose sue. Io ho detto: guarda, fammi un quadro religioso, fammi e così ti inserisco anche nelle mostre che faccio. E ha fatto questo quadro straordinario, sembrano delle pezze, ma al di là di questa cosa su cui ha costruito, questa tela su cui ha costruito, è veramente significativo. C'è sul basso lui, noi due signore, è il Cristo che scende dalla croce per avvicinare Aristide. Rocco, lui amava chiamarsi Rocco, non Aristide. E quindi è un quadro straordinario, umile, ma molto molto importante. E poi io amo tutti i quadri, non posso dire questo è più bello, poi quest'altro no. Sono tutti, io sono stato fortunato, voluto bene dagli artisti, sia della Basilicata, sia di altre zone, Firenze, Ancona, Pescara, e sia, diciamo così, l'arte sacra e l'arte profana pure. Questa è veramente sono stato benedetto da tutti questi artisti. Mi ringraziavano perché io facevo questo lavoro, un prete che si è messo in cammino per dare sostanza all'arte sacra contemporanea e anche l'arte così normale. Certamente è stata una fatica, però una fatica che ci ha dato molto, molto, molto entusiasmo, e qui siamo in attesa di poter farlo diventare realmente un grande museo. Se noi chiediamo che dalla regione possiamo avere questi soldi che vengono per progetti,
Sicuramente io già come questa stanza la vedo proprio straordinaria, bella, piena di luce, piena di quei quadri che sono tutti visibili senza avere neanche la luce normale che ci sono nei musei. Quindi più di questo, e devo ringraziare anche tutte le mostre che abbiamo fatto con Grazia, perché è stato anche un vortice. Dopo il 2000 abbiamo fatto tante mostre appunto nella Galleria Civica di Potenza, e quindi si è ingrandito il numero dei quadri. Benissimo. E invece dal punto di vista della critica, che ha conosciuto da vicino l'evoluzione di questa collezione, cosa ci puoi dire dopo questo excursus che ci hai fatto fare? Qual è l'opera che ha più valore secondo te? Guarda, per le valutazioni anche qui si attende di poterle fare, però posso dirti che l'opera sicuramente una tra le più importanti è proprio quella citata dal vicario prima, di Remo Brindisi, questa Crocifissione su fondo verde, che è un'opera del 1971 che tra l'altro non a caso è stata scelta come immagine della comunicazione visiva di una mostra collettiva che si tenne nel luglio del 2019 in Sicilia, a Forza d'Agrò, dove appunto è stata allestita questa mostra di opere, alcune della collezione, tra cui proprio questa di Remo Brindisi, che ha dato l'immagine proprio all'intera mostra, un'iniziativa promossa in questo caso dalla Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d'Agrò, e fu una bellissima esperienza anche quella. Ma a livello invece di strategie di progettualità, avete già pensato a qualcosa, possibili sinergie, possibili promozioni, progetti per poter sostenere la valorizzazione di questo luogo e del suo contenuto? Allora, sicuramente di questo se ne occupa la Curia e sta già programmando, ha già ospitato qui delle visite guidate periodiche aperte alla cittadinanza, ma anche ovviamente delle mostre, le mostre che sono il mezzo più diretto per far conoscere alla cittadinanza parte di questo patrimonio. Le ultime in ordine di tempo, curate e promosse da Don Vito, sono state quelle nell'anno 2019, poi purtroppo abbiamo avuto il blocco obbligato del Covid. Insomma, le ultime due sono state nell'aprile del 2019, una nel periodo pasquale, dal titolo Dalla Passione alla Resurrezione, e un'altra nello stesso anno sul tema natalizio, sul tema nel periodo natalizio, quindi sul tema della Natività, nella cappella, entrambe organizzate nella cappella dei Celestini di Potenza. Benissimo, ci avviamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata. Don Vito, allora, questa tua creatura, questa tua collezione, qual è il tuo auspicio e che messaggio ci vuoi lasciare? Il mio auspicio è che la diocesi sappia, io lascio tutto, faremo forse una fondazione, però mi auguro che questa struttura venga sempre tenuta in alto, sempre a disposizione della città di Potenza, e anche coloro che vengono a visitare questa città, che possono far, coloro che guidano possono portare anche qui. Certamente il tempo per visitare questa mostra è abbastanza, diciamo, grande, perché vediamo, vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo, e naturalmente vedere non così con una fuggitiva visione, ma saper capire la bellezza di questi quadri, fermarsi, e certamente sarà un grande museo, e questo mi fa piacere. E soprattutto credo che alcune persone che già sono diciamo vicine a me per questa attività possiamo sicuramente
far sì che Potenza possa godere di questa struttura museale. E quindi con l'augurio e con questo auspicio di far partire subito questo progetto, questi lavori di ristrutturazione complessiva di questo contenitore. Grazie Pastore, un ultimo messaggio, un saluto e ci avviamo veramente in chiusura. Sì, non so, sì, l'abbiamo detto prima, che questa collezione si arricchirà poi anche di queste grafiche nell'arte incisoria, quindi di autori importanti. Le grafiche sulle donne. Anche grafiche dedicate all'immagine femminile, autori importanti come Tito Amodei, Renato Guttuso, Giacomo Manzù. Perché se ho ben capito, sì, infatti dicevamo che i lavori di riqualificazione, il progetto, insomma, tenderanno anche poi ad allargare il raggio d'azione, certo. Quindi di puntare anche ad allargare la parte del non sacro e la parte della grafica. Assolutamente sì, quindi propriamente il secondo piano. Il secondo piano. Si cercherà di recuperare degli spazi per ospitare queste opere a tema non religioso e la sezione dell'arte incisoria. Dicevo prima, con autori come Ennio Morlotti, Manzù, Giorgio De Chirico, Domenico Cantatore, Emilio Greco e tanti altri. Benissimo, e allora grazie per averci ospitato in questa fantastica location che speriamo grazie di rivedere quanto prima. Rivalutata e ristrutturata, sono ambienti poi molto ampi, molto luminosi, degli affacci meravigliosi sulle nostre montagne. Don Vito, allora grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, a te, ai telespettatori, alla redazione Voci in Gioco per questo spazio che ci avete dedicato. Ma grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. L'appuntamento è per la prossima puntata di Focus On. Arrivederci.